Allora, buonasera a tutti, bentrovati. Stiamo per iniziare l'ultimo talk di questa giornata del Festival della Statistica e della Demografia. Il tema che affronteremo questa sera è, diciamo, uno dei protagonisti di questo festival, cioè preso proprio come oggetto di dibattito, che è appunto la statistica ufficiale e pubblica. Partendo, diciamo, da un approccio, europeo e poi per poter, diciamo, declinarlo in aspetti più specifici. La statistica, il mondo, noi in questi 2 giorni di festival abbiamo, come dire, attraverso tantissimi approcci abbiamo parlato di rigenerazione. Più che altro siamo partiti dal presupposto che appunto l'esperienza del Covid ha creato, diciamo, una rottura con quella che era la storia precedente e con quelli che erano anche certi assetti e certi meccanismi, dove noi abbiamo pensato che fosse una rottura di tipo momentaneo. E mi ricordo che nella prima fase, quando è appena scoppiata la pandemia, si parlava la ripartenza, ripartiamo. A un certo punto ci siamo resi conto che forse non si trattava di una semplice ripartenza, ma si trattava proprio di cominciare un mondo nuovo. Questo in termini di necessità, ma anche in termini di opportunità. E la statistica ufficiale pubblica, per sua stessa natura e per sua stessa ragione d'essere, deve essere al passo coi tempi, deve essere adeguata, deve cambiare, deve essere nella condizione di poter misurare e di poter analizzare e raccontare un mondo che cambia. E questo la statistica l'ha sempre fatta nella sua lunga storia, ha sempre cercato di essere al passo coi tempi, in alcuni momenti lo ha fatto più efficacemente, in altri momenti forse un po' meno, però in realtà questo, diciamo, è stata proprio la condizione per poter andare avanti. E questo accade da sempre, tant'è vero che la stessa statistica ufficiale, ancor prima dello scoppio della pandemia, è stato oggetto di un lavoro di modernizzazione, di ripensamento che andava appunto dall'organizzazione stessa della produzione anche a alcune sue definizioni ontologiche. Questo era un percorso che era stato avviato, ma che sicuramente la pandemia l'ha in qualche modo accelerato e secondo me per certi aspetti ha anche cambiato alcuni orientamenti. Noi questa sera ne parliamo con ospiti altamente qualificati, non lo dico per ragioni perché il moderatore deve sempre, come dire, innalzare il livello del panel. In questo caso specifico è proprio così. E partendo alla estrema mia destra abbiamo come ospite appunto Andrea Brondolini, che è vice capo dipartimento del Dipartimento di Economia e Statistica della Banca d'Italia. È nel mondo della statistica ufficiale un nome notissimo perché ha lavorato tantissimo, ha prodotto molta conoscenza, ha prodotto innovazioni, tant'è vero che ha ricoperto ruoli a livello europeo importanti e anche diciamo, è stato a capo di studi fondamentali, di innovazioni fondamentali, ne cito una soltanto, quella sulla povertà, che mi sembra fra l'altro l'argomento quanto mai al centro del dibattito oggi rispetto alle questioni che dobbiamo affrontare. Dibattito, cioè povertà ed esclusione sociale. Al centro abbiamo Mirella Cerruti, che è il numero uno in Italia per quanto riguarda la SAS, che è una società molto importante di informatica ma di produzione di intelligenza artificiale, una società che è stata sempre accanto alla produzione statistica, storicamente, come dire, una compagna, è stato il braccio tecnologico del lavoro che è stato fatto in questi anni e che tuttora, come dire, riveste questo ruolo all'interno di un panorama forse con più competitor rispetto al passato, però questo ruolo, come dire, brava che è riuscita a mantenerlo. Ed infine abbiamo il Maurizio Vicchi, professore ordinario di statistica, capo appunto del Dipartimento di Scienze Statistiche alla Sapienza di Roma, all'Università di Roma. E che ha in questo momento un ruolo importante a livello europeo, che è quello appunto di essere presidente di ESAC, che ve lo dico per, ve
ve lo leggo, Comitato Consultivo della Statistica dell'Unione Europea, ma anche Presidente della Commissione di Garanzia della Qualità dell'Informazione Statistica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per cui, diciamo, come vi dicevo, insomma, abbiamo come dire, persone che in questo mondo ci stanno da molti anni, ci sono con un ruolo di responsabilità e anche con un ruolo, una posizione che li ha obbligati ad avere una fortissima attenzione a quelle che sono le innovazioni e a quelle che sono appunto i problemi che questo contesto porre. Comincerei appunto da questo approccio europeo, da questa esperienza europea, per poi in caso parlare di procedimenti e processi che fanno parte, come dire, invece di quello che è il lavoro della produzione statistica nello specifico. Ed inizierei con il professor Vichi, presidente professor Vichi. Allora, professore, dell'osservatorio appunto prima di tutto europeo, che è quello della richiesta di domanda di informazione da parte degli utenti, quali sono le questioni che sono di governance, anche di tipo metodologico, eccetera, che si stanno trattando in questo momento in Europa rispetto appunto alla statistica ufficiale? Allora, intanto grazie per la gentile introduzione, ma anche grazie all'Istat e alla Società Italiana di Statistica per l'organizzazione di questo bel evento molto interessante in questi giorni, e noi veniamo proprio precisi dopo il talk precedente che già ha introdotto un po' gli aspetti di innovazione statistica che si stanno discutendo in questo periodo anche a livello europeo. Allora, la statistica intanto vorrei dire che è cambiata molto negli ultimi 20-30 anni e ci sono molte cose che stanno impattando anche adesso e che impatteranno nel prossimo futuro sulla statistica ufficiale. Allora, vi vorrei raccontare alcuni elementi di cambiamento della statistica e come questi impattano e le richieste a livello europeo, facendo parte appunto di questa commissione dell'Unione Europea, ESAC, che si occupa appunto di andare ad analizzare quelle che sono le necessità della statistica nel sistema statistico europeo, degli utenti della statistica, a partire dal Parlamento, al Consiglio e a tante istituzioni che sono all'interno dell'Unione Europea, da una parte, ma anche gli aspetti metodologici di innovazione che sono molto importanti e necessari. Chiaramente dopo questo periodo di crisi uno degli elementi centrali che è emerso fortemente è il discorso di ridurre il ciclo di vita dei dati, ridurre la produzione statistica, ridurre non la produzione statistica in termini quantitativi, ma ridurre i tempi necessari per presentare le statistiche. Questo perché la tempestività è diventata l'elemento centrale in questo periodo storico. E quindi gli utenti, noi abbiamo avuto a livello europeo una forte richiesta di tempestività delle informazioni. Allora, intanto, come è cambiata la statistica? Un po' anche in collegamento con quello che si è detto nel precedente talk. Tanto adesso la statistica riesce a riflettere meglio la complessità dei fenomeni che sono oggetto di studio. Un tempo si usavano poche variabili, è ad esempio ben noto il paradigma di andare oltre l'uso del PIL, del prodotto interno lordo, nel caso che si voglia discutere sulla qualità della vita, nel caso che si voglia discutere il progresso di una nazione in generale. E si sono utilizzate invece molte più informazioni, vediamo ad esempio quelli che sono chiamati Sustainable Development Goals, che utilizzano tantissime variabili per descrivere i fenomeni. La complessità è in effetti è l'elemento centrale della che la statistica moderna deve cercare di prendere in considerazione. Questo è un primo elemento. Un secondo elemento è il fatto che da piccoli insiemi di informazioni che si usavano un tempo, adesso si è passato
a grandi campioni di osservazioni e ai big data. Naturalmente la statistica ufficiale si sta muovendo verso questa dizione dei big data, ma gli investimenti dovranno essere ancora più rilevanti. C'è un esempio lampante, adesso in Unione Europea si parla per esempio dell'uso dell'intelligenza artificiale per la gestione, per l'analisi dei big data, cosa che mi lascia a bocca aperta perché ritengo che la statistica debba essere effettivamente, la statistica ufficiale debba essere effettivamente a questa branca della statistica debba essere effettivamente riconosciuto il ruolo centrale nell'uso dei dati e appunto nella riduzione di questo processo di produzione dei dati, no? Attraverso queste informazioni. Terza cosa è il cambiamento anche del paradigma proprio dell'essenza della statistica, per esempio dell'inferenza statistica. Da un'inferenza statistica classica dove si facevano tante ipotesi su distribuzionali, spesso poco aderenti alla realtà, si è passato invece da una statistica computazionalmente intensiva, si dice computer intensive. Brad Efron, la settimana scorsa gli abbiamo dedicato un premio dell'International Federation of Classification Society proprio per mettere in evidenza tutto quello che Efron ha fatto per la statistica moderna. Uso del ricampionamento che ci permette in sostanza di estendere le informazioni che sono di tipo campionario a tutta la popolazione senza dover ricorrere a ipotesi complesse sui dati. Ecco, su questo per esempio anche la statistica ufficiale dovrebbe investire un po' di più, perché in effetti ancora queste tecniche vengono solo parzialmente utilizzate. Altri elementi riguardano la rilevazione dei dati. Nella rilevazione dei dati, per esempio, c'è un cambiamento anche qui di paradigma, ne hanno parlato nel precedente talk, il fatto che si vuole andare a usare meno la classica analisi statistica basata sui questionari, ma a muoversi molto di più su tutte le tracce digitali che vengono lasciate dalla popolazione e che iniziano a diventare delle basi di dati. Allora, le basi di dati sono l'elemento del futuro, la connessione tra le basi di dati sono l'elemento del futuro. Gli informatici parlano delle 3V, velocità, variabilità dell'informazione e volume. Gli statistici invece parlano più di connessione dei dati, la capacità che le persone, diciamo gli studiosi, possano connettere fra loro informazioni che provengono da diverse fonti, e questo è il futuro della statistica anche ufficiale. Meno questionari che nessuno vuole più compilare nelle aziende, negli individui, ma più uso di tutti questi eventi e azioni che lasciano una traccia informatica e che possono essere recuperati, analizzati e utilizzati. Naturalmente tutto questo ha la necessità di sperimentazione, ma la statistica ufficiale lo sta facendo con le statistiche sperimentali, con le smart statistics, e anche il mondo computer, diciamo dell'IT, si sta muovendo per esempio con il Veridical Data Science, cioè cercare nel ciclo di produzione del dato, cioè dal dato osservato fino alla sua presentazione, di usare anche un ciclo di qualità in questo tipo di discorso. Mi fermo qua poi. Sì, perché diciamo poi in caso io vorrei un po' ritornare su due questioni importanti che sono poi nel secondo giro, che sono quelle invece della governance, e questo cosa si sta discutendo a livello europeo, quello che si chiama appunto l'ecosistema dei dati, della data governance, come della qualità del dato. Però io adesso darei la parola al dottor Brandolini per entrare un po' nel merito, cioè il professor Vichi ci ha un po' raccontato, ha un po', come dire, indicato in maniera non sostanziata, non diciamo narrata empiricamente su quello che sta accadendo. Ecco, quello che invece a lei volevo chiedere era proprio questo,
Cioè, in realtà per chi produce informazione, per chi la deve produrre appunto più tempestivamente e più, come dire, pertinente e più efficacemente, quali sono, diciamo, i problemi che si pone oggi e in realtà su cosa si sta muovendo, cioè quali sono i fenomeni, come dire, da misurare, quali le fonti da utilizzare, cioè un po' dentro la macchina, ecco, della produzione, come vi state muovendo, cosa sta avvenendo, perché Banca d'Italia, come dire, il lavoro statistico si fa in maniera, diciamo, importante, non come all'Istat, dove si fa totalmente, ma anche in Banca d'Italia questo lavoro viene fatto. Buonasera, grazie Patrizia, grazie per l'invito. In realtà cercherò di seguire proprio il filo di Maurizio e tenendo un'ottica più europea, basandomi sulla mia esperienza a livello europeo, quindi guardando a quello che noi chiamiamo i due sistemi statistici, quello delle banche centrali e quello degli istituti di statistica insieme, la loro interazione. Allora, diciamo, c'è una spinta all'innovazione statistica forte che viene da tanti aspetti, ma io vedo due fattori fondamentali. Il primo è quello dell'innovazione dei dati e delle tecnologie, di cui molto abbiamo parlato. Il secondo è quello che viene dai cambiamenti nel mondo reale. Dirò due cose su una cosa su ciascuno di questi aspetti. Se noi guardiamo all'innovazione, la sessione precedente ci ha detto tantissimo sui dati, questa descrizione, consentitemi il termine, immaginifica di quello che ci aspetta, che però non corrisponde sempre alla dura realtà del produttore di dati ufficiali, che deve produrre il PIL e gli indicatori di produzione industriale e le business economic statistics e così via. Allora, i due aspetti rilevanti in questo processo sono, a mio modo di vedere, uno, come accedere, ma anche come utilizzare questa enorme massa di dati individuali, amministrativi e commerciali, raccolti a fini diversi. Questa è stata una sfida su cui sempre di più i due sistemi statistici si sono impegnati. Poi c'è un secondo aspetto però, che è quello diventato rilevante e che non dobbiamo dimenticarci. La statistica ufficiale è fatta soprattutto di dati aggregati, anche quando racconta fenomeni come la povertà o la distribuzione del reddito, hai citato prima la povertà. Alla fine si dà una statistica, che è un indice di povertà o un indice di Gini, se misuriamo la distribuzione del reddito, siamo a Treviso, quindi Gini va citato. Beh, il punto cruciale che soprattutto sulle statistiche più aggregate abbiamo dovuto affrontare è quello della integrazione tra la dimensione micro e la dimensione macro. Dove questa integrazione vuol dire capacità non solo di usare il dato micro per stimare il dato macro, che questa è un'osservazione banale, ma la capacità di passare dal dato macro indietro al dato micro, di spacchettare il dato macroeconomico. Questo è un problema che si è posto con forza per le banche centrali dopo la grande crisi finanziaria, la crisi finanziaria globale del 2008-2009, perché è venuto dagli utilizzatori dei dati dentro le banche centrali una domanda di dati molto più disaggregati, molto più fini, molto più granulari, come si dice adesso, sulle istituzioni finanziarie, che gli statistici delle banche centrali non erano in grado di produrre, perché non le avevano raccolte. E da lì è nata la produzione, per esempio, di un'indagine come Anacredit, che corrisponde alla centrale dei rischi italiana. Quindi, c'è questa continua interazione tra il micro e il macro che è diventata essenziale. Quello secondo me è un tratto caratteristico, cioè un problema che io vedo, io probabilmente ho una vecchia impostazione per cui penso che il dato innanzitutto deve avere una forte teoria dietro, il dato statistico. I dati non parlano da solo. Questo purtroppo non è la stessa opinione che hanno molti degli utilizzatori dei big data. I dati dicono quello che gli chiediamo. Allora, adesso la faccio breve, comunque questo è un punto importante. Voglio toccare un secondo punto, perché non dobbiamo dimenticarci che noi raccontiamo il mondo, raccontiamo quello che accade nel mondo, e il mondo cambia. Allora prendiamo un fenomeno in particolare che ha dato grandi difficoltà al sistema statistico, che è la globalizzazione. Alcuni qui ricorderanno, comunque lasciatemelo
citare. Nel 2016, quindi 5 anni fa, a luglio del 2016, l'Istituto di Statistica irlandese pubblicò le stime dei conti nazionali e pubblicò un aumento del prodotto interno lordo. Certo, statistica desueta ormai direbbe Maurizio, ma purtroppo è ancora quella cruciale. Stimò che l'aumento del PIL in Irlanda nel 2015 era stato del 26%. Questo dato fu sconvolgente per il sistema, assolutamente anomalo nelle proporzioni per un paese avanzato, in condizioni normali, come era l'Irlanda. Il dato fu stimato secondo le regole della contabilità nazionale, non fu un dato inventato, dovuto neutrale, fu stimato secondo le regole, almeno secondo le regole. Non fu un errore della macchina. Non fu un errore, esatto. Però questo non ci esentò dal sarcasmo dei commentatori. Io questa l'ho detto molte volte, però l'Economist parlò di fairy tale GDP statistics, statistiche da fiaba del PIL, e parlò di statistici che sembrano vivere in una loro realtà virtuale, che è pesantissimo per uno statistico. Come rispose il sistema? Il sistema statistico rispose facendo controlli. Gli irlandesi costituirono una commissione ad hoc per studiare il problema e dedussero che la statistica era effettivamente stimata secondo i canoni dei manuali di contabilità nazionale, però non corrispondeva a quella che era la realtà percepita dalle persone, e gli irlandesi si inventarono una cosa che io personalmente trovo devastante per la statistica ufficiale, che sono le statistiche con l'asterisco. Loro sono inventate il PIL con l'asterisco, che è il PIL corretto per gli effetti della globalizzazione. Ho insistito su questo, che è un episodio secondo me cruciale. Perché è cruciale? Perché fa vedere come le regole che giustamente la statistica devono usare, che sono codificate nei manuali, qualche volta ci pongono, sono una straitjacket, ci pongono dei vincoli che in qualche maniera dobbiamo superare, però non sappiamo come fare. E dovremo aspettare la prossima revisione dei manuali di contabilità nazionale, che avverrà nel giro di 3 anni circa. Dall'altra parte però abbiamo bisogno di interpretare i dati, cioè il PIL, soprattutto il GNI, il reddito nazionale lordo, è una variabile cruciale in Europa, perché è la base dell'allocazione dei fondi all'interno dell'Europa e dei contributi che i paesi pagano all'Unione Europea. Quel GNI è una variabile sporcata dalla globalizzazione. Allora dobbiamo guardare al dato con l'asterisco o al dato senza quando facciamo questa operazione. E allora chiudo su questo per ricordarci che comunque noi, al di là di tutte le innovazioni sui dati e sulle tecnologie, dobbiamo raccontare il mondo che ci sta circostante, e dobbiamo raccontarlo in maniera che sia credibile, non perché dobbiamo raccontare quello che le persone si aspettano che gli raccontiamo, però dobbiamo raccontargli qualche cosa che sia credibile e accettabile da parte delle persone. Su questo sono stati fatti tanti investimenti ai due sistemi statistici e se devo dire un aspetto cruciale è proprio quello delle globalizzazione e della migliore stima delle multinazionali, dei dati che riguardano le multinazionali. Questa è una delle frontiere su cui ci stiamo cimentando come sistemi statistici. Peraltro, e chiudo, la nuova discussione a livello del G20 sulla tassazione internazionale delle multinazionali indica come la questione rilevante statistica si collega a una questione estremamente rilevante dal punto di vista della policy. Quindi mi fermerei qui. Dopo entreremo poi sui fenomeni emergenti e nuove fonti specifiche, però ho capito, giustamente teniamo questo quadro diciamo più generale, più europeo di sistemi diciamo europei. Però ecco, a fronte di questo diciamo scenario raccontato dal professor Vichi e da questi problemi diciamo descritti, voglio mettere così, dal dottor Prutto Brandolini, cioè la tecnologia come risponde? Ecco, la tecnologia come risponde, come che ancor più se la statistica deve essere, come dire, al passo dei tempi, la tecnologia dovrebbe stare pure un passo più avanti dell'essere al passo dei tempi. Sì, ecco. Devo dire che innanzitutto ringrazio per l'invito e ringrazio tutti perché è veramente un convegno molto interessante, quindi volevo ringraziare tutti per questo. Come ci poniamo noi? Noi siamo ovviamente una società di tecnologia, forniamo tecnologia per la statistica, siamo da più di 40 anni in questo mondo, siamo nati nel mondo accademico, abbiamo lavorato quasi esclusivamente su questi temi.
Come è cambiato il mondo negli ultimi anni? Che cosa è stato, cosa sono stati i fattori che hanno trasformato anche l'analisi statistica? Dal nostro punto di vista, innanzitutto, la creazione di questi big data, cioè la capacità di creare, ognuno di noi lo vede dal cellulare, dai sensori, dalle immagini che lasciamo, cioè ci sono miliardi e miliardi di dati che vengono raccolti. Questi dati finiscono nel mondo dei big data, ma devono essere poi analizzati. Quindi ci vuole una capacità computazionale che è diversa da quella che avevamo solo qualche anno fa. Quindi la crescita del mondo dei dati, la crescita della capacità computazionale ha creato una statistica che fino a qualche anno fa era impensabile. Pensiamo ai campionamenti, lo dicevamo prima. Noi prima campionavamo tutto perché non riuscivamo a fare le analisi in maniera corretta. Oggi puoi lavorare su grossissime mole di dati. Il cloud ci ha aiutato. Quindi anche il cloud, ne abbiamo parlato giusto stamattina, ne parlava Minenna, è un altro facilitatore dell'utilizzo della statistica in maniera più distribuita. E dalla capacità anche di interconnettere i dati. Questo per noi è fondamentale. Ovviamente, però, ci vuole un punto di vista, diciamo così, un processo unico che parte dalla creazione, dalla generazione del dato, a cui alcune volte va ad applicare il modello proprio dove il dato viene generato, per arrivare alla fruizione del dato. La fruizione del dato non è univoca, anche questo. Ci sono diversi fruitori del dato, cioè il fruitore che vede più la parte business, il fruitore che vede più la parte commerciale, il fruitore che ha più competenza statistica vera, il fruitore che ha più competenza informatica. Noi dobbiamo tenerne conto anche quando disegniamo la piattaforma e lavoriamo sulle piattaforme, perché ci sono tanti attori che interagiscono nel lavorare il dato. E più il gruppo di lavoro è eterogeneo, meno si creano equivoci sui dati. Perché la gestione per noi fondamentale del dato deve essere una gestione consapevole del dato. Quindi creare dei gruppi che lavorano insieme su una piattaforma che ti gestisce. La nostra piattaforma ovviamente è stata proprio strutturata per quello, che ti gestisce il ciclo di vita del dato, e quindi che ti dà tutte le possibilità di vedere ogni percorso e ogni cambiamento, come il dato si trasforma, ma deve essere anche in grado di replicarlo. Perché oggi si parla tantissimo di questi modelli, deep learning, machine learning, artificial intelligence, ma questi modelli poi devono essere in grado di essere, prima di tutto, interpretati, spiegati, magari alcune volte non riusciamo neanche noi a spiegarli, ma soprattutto vanno condivisi e replicati. Questo è fondamentale per noi. Quindi ci vuole una piattaforma che ti tenga conto di tutto, ti documenti il processo e poi, oltre a documentarti il ciclo di vita del dato per arrivare al modello, ti documenti anche il ciclo di vita del modello, perché il modello non è morto, il modello è vivo. Quando noi creiamo un modello, questo modello genera dati che vengono immessi nella base dati e che vengono riciclati e si ricomincia l'analisi. Quindi è importante che anche noi teniamo sempre in d'occhio, diciamo, il modello, come cambia, come degrada, se è ancora in grado di rappresentare un fenomeno, se i pesi che abbiamo dato alle varie variabili sono ancora corretti, come possiamo ritararlo. E siccome oggi i modelli non sono come una volta che facevamo qualche modello, ma oggi si parla di centinaia, di migliaia di modelli, abbiamo bisogno anche di un supporto tecnologico che sia in grado di garantirci che in maniera automatica sia in grado di farci vedere, percepire come sta cambiando e che tipo di bontà mantiene il modello. Questo per noi è fondamentale perché segue tutto il ciclo di vita. L'altra cosa che noi consideriamo sempre, è sempre stato uno dei nostri punti anche del nostro fondatore, è che l'uomo comunque, la capacità umana, deve essere in grado poi di rendere interpretabili i modelli. E quindi comunque il punto di vista dell'uomo, la capacità che ha di interagire e di lavorare con le macchine, per noi rimane un punto fondamentale. Questo volevo dare come visione del punto di vista tecnologico. Poi dal punto di vista veramente della tecnologia, oggi siamo in grado di fare cose che fino a qualche anno fa erano impensabili e abbiamo tutti gli strumenti per farli. Va usata nel modo corretto. Non, ecco, adesso funziona.
Considerato questo, cioè questo essere così entrati nel merito della materia, cioè prima di passare a un secondo giro di domande, diciamo un po' anche diciamo, di narrazione su quello che si sta facendo, e in considerazione che qui c'è un pubblico, come dire, anche di persone che conoscono molto bene gli argomenti, proverei a chiedere, cioè in merito a questa prima parte della chiacchierata che abbiamo fatto, se ci sanno, se c'è qualche domanda da fare, qualche... e qualche, come dire, chiarimento che vuole essere fatto, visto e considerato, diciamo, gli ospiti che abbiamo noi qui. Se mi presti il microfono, questa è una novità, a me piace rompere un po' le regie perché così, ecco, aspetta che mi alzo, ecco. Grazie, ecco, a me ha colpito molto... un'affermazione di Andrea Barandolini: i dati non parlano da soli. Allora, vorrei coniugare questa affermazione con cosa devo fare? Qui? Ok, allora, i dati non parlano da soli. E quindi come si coniuga questa affermazione di Andrea Barandolini con lo scenario dipinto dal professor Vichi e il contributo di Mirella sui problemi dei modelli dell'intelligenza artificiale? Allora, Maurizio, vai cominciare tu. La domanda, intanto grazie per la domanda, molto interessante. Effettivamente ci sono diversi approcci per sintetizzare questo tipo di... Da una parte, quello che dice Andrea, molti pensano che non sia il dato a dover effettivamente generare l'informazione, il modello, ovvero c'è una qualche modellistica in mente nel ricercatore, e questa tipicamente può essere confermata. Ci sono due approcci che sono spesso completamente diversi, uno più esplorativo e l'altro invece più confermativo. Però ecco, quello che volevo mettere in evidenza principalmente è quello che diceva anche Mirella, il fatto di nella statistica, nel ciclo di vita del dato, così come lo abbiamo descritto adesso, cioè nel momento della produzione della statistica, dalla fase iniziale fino alla sua diffusione finale, ecco, questo è un processo che va garantito e realizzato tutto nel suo insieme, cercando di ridurlo il più possibile. Questa è la sfida attuale che si sta molto diffondendo anche a livello di statistica ufficiale. Quindi questo è l'elemento centrale. Poi ci sono le modalità, e per far questo ci sono le modalità di utilizzo di dati di nuova generazione, cioè si è parlato del crowd data, dei dati che sono rilevati direttamente dalle singole persone. Questa è un'altra modalità di uso di queste innovazioni. Mirella, volevi aggiungere tu qualcosa? Sì, Andrea, pure se tu volevi aggiungere. Interessantissima, la tua domanda aprirebbe un mondo. I dati non parlano da soli, ma i dati addestrano anche i modelli in tanti casi, quindi bisogna essere molto attenti a capire che dati entrano nel modello. Il contesto per addestrare il modello è fondamentale, perché poi se tu ovviamente addestri un modello, e lo dicevamo anche prima, con dei bias, il modello uscirà con dei, cioè se metti i dati con dei bias, il modello uscirà con dei bias. L'altra cosa interessantissima che stiamo vedendo, che riprendo quello che diceva il collega, è molto importante il time to market, cioè la capacità di rispondere in tempi molto veloci alle richieste. L'abbiamo visto durante la pandemia, è stato evidente. Ci hanno ingaggiato i clienti adesso per capire le capienze degli ospedali, come indirizzare e spostare paziente da un'area all'altra. Ve lo dico in maniera, sono casi veri che abbiamo fatto. Quello che è importante è la capacità, attraverso l'utilizzo di una piattaforma che ti permette di seguire il ciclo di vita del dato, di avere sempre più modelli rispondenti e veloci da portare in produzione. Quello che noi stiamo cercando anche di fare è di creare delle strutture
e dei team che abbiano la capacità di portare in produzione i modelli, non il laboratorio fine a se stesso, ma sempre di più l'analisi del dato pervasiva a livello delle organizzazioni. Questo per noi è fondamentale perché sposta il dato da un mondo chiuso all'interno di tutte le organizzazioni, che possono essere aziende, organizzazioni pubbliche, enti, cioè la capacità di riuscire a essere il dato una parte fondamentale dei processi. Stamattina lo dicevamo bene, tra l'altro, mi ricordo in che intervento, cioè non è che il modello, il processo o il dato ti aiuta a solo a efficientare o a efficientare un processo che tu già facevi, ma coi dati dovresti essere in grado di addirittura verificare se il tuo modello è ancora rispondente alle necessità del tuo business, che può essere diverso, può essere il business della pubblica amministrazione, che è ovviamente è particolare, piuttosto che dell'azienda. Brandolini, vuoi aggiungere qualcosa su problemi di nuove misurazioni rispetto a questo? Aspetti dopo. Allora, riprendiamo, prima avevamo detto dell'intervento che aveva fatto appunto il professor Vichi, ci sono, poi caso richiediamo se ci sono altre domande, che quando parlavi di questo scenario europeo, in qualche modo mancava un po' l'aspetto, un po' più di aspetto di governance e anche di questione di qualità. Questo lo chiedo anche a questo punto come presidente della COGIS, insomma, no? Che questo è un ruolo proprio, diciamo, istituzionale in Italia, ma io manterrei sempre questo profilo più europeo rispetto al discorso della governance e della qualità del dato. Grazie, sì, questo mi permette di introdurre un po' quello che vorrei fare nella COGIS. Io, diciamo, sono presidente di questa commissione di garanzia dell'informazione statistica da poco, e mi riferisco però a quello che succede a livello europeo. A livello europeo ci sono due commissioni, una è l'ESAC, che abbiamo già detto prima, cioè che si occupa di raccogliere tutte le necessità di statistica a livello europeo e anche di conoscenze che sono necessarie per realizzare queste necessità di statistiche, ma poi c'è l'ESGAB. L'ESGAB è l'altro, diciamo, è l'altra commissione europea che si occupa proprio della governance e della qualità della statistica, del code of practice, cioè della qualità delle statistiche europee, e è il, diciamo, l'ente di vigilanza dell'Eurostat sostanzialmente. Bene, allora la COGIS adesso, per come ha lavorato fino adesso, è stata soprattutto una commissione che funziona in termini di vigilanza della statistica italiana. Questa è stata vista sempre in questo modo. Andando a leggere invece con attenzione quella che è la legge 322 dell'89, lì si vede che c'è anche questo aspetto che invece è stato colto in maniera molto forte a livello europeo con l'ESAC, cioè quello di valutare la completezza dell'informazione statistica. Allora, una riorganizzazione della COGIS, quale potrebbe essere con l'aiuto chiaramente anche del maggiore stakeholder di statistica italiana, sebbene la COGIS sia in qualche modo anche una commissione che deve vigilare sull'Istat, però l'Istat di fatto è già vigilato abbondantemente da tutta l'Europa, da Eurostat. Adesso per esempio c'è la peer review che viene fatta a livello europeo, che andrà proprio a vedere la qualità della statistica italiana, ma questa è una operazione che viene fatta normalmente, visto che la produzione viene normalmente controllata. Se noi mettiamo un aumento del PIL del 4-5%, immediatamente arriva qualche funzionario. Facciamo 6 quest'anno, però. Facciamo 6 quest'anno. Sembra. Sembra. Però arriva immediatamente un funzionario Eurostat che va a verificare quelle che sono le statistiche, come sono state realizzate. Allora, l'idea è quella che quello che serve è un rafforzamento di tutto il sistema statistico italiano. Si è visto con la pandemia quello che è successo, che ci sono state grandi difficoltà di recuperare dati,
di averli velocemente, di poterli diffondere, di averli granulari per poter prendere decisioni sul territorio, sulle singole province, non soltanto su regioni e macro aree molto grandi. Questo a che cosa è dovuto? Al fatto che non c'è l'attitudine, almeno a livello italiano, di avere un sistema informativo integrato che permetta di far parlare tutte le varie entità del sistema. Quindi questo è quello che dovrebbe fare la COGIS, cercare di, con un processo di peer review italiano, cioè di peer review ridotto molto sinteticamente rispetto a quello che viene fatto a livello europeo, si dovrebbe cercare di provare a chiedere di standardizzare sia i dati, la modalità di rilevazione dei dati agli enti del SISTAN, sia anche le modalità di produzione della comunicazione e della diffusione del dato stesso. Questo io credo che sia l'elemento centrale che può fare una commissione di garanzia che tende ad aiutare il sistema a muoversi nella direzione giusta per recuperare le informazioni, per essere utile per il paese. Questo è l'elemento centrale che vorrei tentare di fare, ma chiaramente con l'aiuto degli esperti, dei produttori di statistica. Quindi i due colossi sono certamente l'Istat, ma anche naturalmente la Banca d'Italia, che è le due torri. Io mi ricordo il mio amico Orel Schubert, che lui presentava sempre le due torri di Kuala Lumpur, dove faceva vedere sostanzialmente che c'era questo bridge che collegava le due torri nel loro insieme, la torre della statistica europea, Eurostat, e l'altro del sistema delle statistiche bancarie. Allora, io vorrei chiedere, visto che ho capito che appunto il dottor Brandolini vuole rimanere su questo piano più europeo e più sistemico in generale, a questo punto volevo sapere una valutazione, un'opinione, una riflessione su quello che si parla di, che quando si parla, mutuando una terminologia più tecnologica, di data governance o anche di ecosistema dei dati. Una opinione specifica rispetto a questo. Si parla a livello europeo, ma se ne parla molto anche qui in Italia. Sì, allora, quando parliamo, dunque, ci sono, viene da rispondere pensando a due aspetti in particolare. Il primo aspetto è quello che è stato trattato, citato più volte, citato da Maurizio adesso, ma l'aveva accettato Baldacci prima, cioè questa della forte iniziativa a livello europeo sulla governance dei dati, la European Data Strategy e il Data Act. Queste sono iniziative estremamente importanti per regolare l'accesso ai dati, ma tutelando quelli che hanno la proprietà legale dei dati e tutelando gli individui che hanno i loro dati o le aziende che hanno i loro dati in questi dataset. Allora, questo, quello di costruire un framework regolamentare, è un'iniziativa molto importante a livello europeo, che ha visto impegnato la Banca d'Italia, ma anche l'Istat, quest'anno in un'iniziativa che purtroppo non è andata a buon fine dentro il G20. Noi dentro il G20, come paese, come Italia, abbiamo portato avanti un'iniziativa per provare ad avere un framework regolamentare per l'accesso ai dati privati a livello mondiale. Un insieme di principi per l'accesso ai dati. Su questo abbiamo trovato il consenso, abbiamo costruito subito il consenso dei paesi europei, della Commissione europea, ma abbiamo trovato un muro di due paesi diversi, che sono gli Stati Uniti da una parte e la Cina dall'altra, per cui questa iniziativa non è andata avanti. Quindi rimane questo della regolamentazione dell'accesso ai dati privately held, quindi di proprietà privata, un argomento molto europeo, un argomento però cruciale. Quindi questa è la prima questione di governance che è cruciale e che connette i due sistemi. C'è una seconda questione che vorrei citare in quest'ambito e che riguarda i due sistemi.
stando dentro il mondo europeo, che è sempre legata all'accesso ai dati, che è lo scambio dei dati, quello che chiamiamo data sharing in termini inglese, condivisione dei dati, che è sia il passaggio appunto da chi questi dati li possiede agli studi di statistica, ma il punto più rilevante è il passaggio, lo scambio dei dati individuali tra la Banca d'Italia e l'Istat in Italia o tra i due sistemi di statistica. Sembra una banalità, ma noi abbiamo ottimi rapporti e riusciamo in Italia a fare questo scambio tra Istat e Banca d'Italia entro i limiti fissati dalla legge. In altri paesi questo non è possibile, quindi questo vuol dire banalmente, ma sto parlando dello scambio di quelli che si chiamano registri, che sono nomi e indirizzi delle aziende, non sono condivisi. E lo scambio di queste informazioni, che pure sono pubbliche, in alcuni paesi non è possibile. Questo è un aspetto molto tecnico, ma è estremamente cruciale per la qualità dell'informazione statistica che produciamo, perché, di nuovo parlo delle statistiche sull'estero, se noi andiamo a vedere i dati bilancio dei pagamenti, le esportazioni italiane verso la Francia dovrebbero coincidere con le importazioni dall'Italia in Francia. Se noi facciamo il matching di questo, del mirror data, questo non accade in molti casi, e quindi sforzo mettiamo per migliorare questa informazione. Quindi questo del data sharing e delle eventuali iniziative legali, legali non è il termine corretto, normative a livello europeo per migliorare il data sharing a finalità statistiche, io credo sia uno degli aspetti cruciali della governance europea. Quindi questi sono i due termini che vorrei citare. Se posso andare un po' oltre, aggiungo un'ultima cosa e poi chiudo, perché è una cosa a cui io tengo molto, che finora abbiamo parlato della produzione di dati con finalità statistica, micro, macro, i collegamenti, eccetera. Però i dati sono prodotti per, come dicevo prima, raccontare qualche cosa, e un aspetto importante, una sfida importante per noi produttori di dati, Banca d'Italia, Istat e tutto il resto del sistema, è rendere disponibili questi dati per la ricerca. Quello che i ricercatori vogliono sempre di più, giustamente, vogliono dati integrati, abbiamo un problema di riservatezza del dato che dobbiamo tutelare. Quello che abbiamo fatto in Banca d'Italia come iniziativa, l'Istat lo fa da tempo con il laboratorio Adele, però noi abbiamo creato un research data center che vuole rendere disponibili dei dati prodotti da Banca d'Italia. Purtroppo Covid ci ha impedito di andare oltre, ma stiamo anche studiando sistemi di accesso remoto e abbiamo costituito un network europeo di banche centrali con l'obiettivo a regime di rendere possibile l'accesso ai microdati tedeschi nel laboratorio che avremo noi in Banca d'Italia e viceversa in Germania ai dati italiani. Questo è un aspetto importante, i dati che produciamo, i microdati, devono servire alla ricerca, perché questo è di beneficio per l'analisi economica o statistica, l'analisi generale, e perché impariamo noi come produttori di dati come migliorare le statistiche che produciamo. Grazie, questo, adesso capisco questa grande attenzione e preoccupazione per la dimensione globale. E, considerato appunto che in qualche modo abbiamo avuto da Cerrutici tutta una descrizione di quello su cui state lavorando, per cui capiamo come state lavorando, però in qualche modo sia Vicky che Brandolini ci hanno parlato un po' di quelle che sono le sfide che in qualche modo bisogna affrontare sia, diciamo, a livello di statistica ufficiale e statistica pubblica. Ecco, io volevo chiedere per esempio invece quali sono le sfide di SAS specificatamente, su quali sfide vi siete date, quali pensate, come dire, di lanciare? Allora, sono sfide e sfide, diciamo. Ecco, allora, una sfida A, una sfida B. Sì. Allora, iniziamo con una sfida per l'Italia. Quello che noi stiamo cercando di fare è creare competenze a livello di paese Italia che siano in grado di utilizzare l'analisi dei dati al meglio e soprattutto di portare l'analisi dei dati all'interno delle aziende. Quindi questo è fondamentale, è una mancanza, diciamo, che abbiamo più come paese e che noi stiamo cercando di indirizzare attraverso le scuole, che non sono solo le università. Io sono d'accordo con qualcuno che stamattina aveva parlato, la scuola deve iniziare a cambiare dalle
superiori anche prima, per portare verso delle discipline scientifiche che oggi in Italia comunque abbiamo una grossa carenza. Quindi questa è una sfida che stiamo facendo. Ovviamente dal punto di vista tecnologico le sfide sono tante, nel senso della capacità sempre di avere modellistica anche all'avanguardia, quindi la capacità di produrre a livello proprio di modellistica, quindi di sofisticazione di modelli, i modelli adeguati con tutte le richieste che ci vengono fatte dai nostri clienti, e quindi la capacità anche di rispondere alle esigenze dei clienti in maniera sempre più coinvolgente anche delle loro esigenze, quindi lavorare con loro per creare attraverso i nostri laboratori qualche cosa che sia veramente poi utilizzato da loro direttamente. Bene, quindi collaborazione è la parola. Collaborazione è la parola. A tutti i livelli. Dunque noi abbiamo soltanto un minuto, per cui a questo punto, a meno che non ci sia proprio la domanda fondamentale, che però potete farvi anche in un altro momento, io chiuderei qui questo panel, anche perché sono le 19:20 e siamo esattamente, vero Giovanni, precisi con la linea di streaming, era come i vecchi collegamenti internazionali che si avevano dall'America. Grazie a tutti, grazie, e buona serata. Grazie a tutti.